Marco Picascia, una grande prestazione la tua, ma soprattutto l'assist che ha consentito di sbloccare la gara. Sì, è stata una partita difficile. Quella è una giocata che proviamo sempre in allenamento, infatti se avete visto pure la partita col Sansevieria abbiamo fatto quello così. Ma ci proviamo, il nostro gioco si gioca, diciamo sappiamo giocare sia in verticale sia giocando anche sugli esterni, abbiamo fatto una combinazione, palla dietro ci è andata bene, fortunatamente su un campo difficile abbiamo visto che loro comunque il primo tempo hanno preso un paio di volte la porta, sono stati pericolosi, però Salzano, pur essendo 97, si è comportato benissimo, dai. Senti, la Cavese continua a essere imbattuta, ha sviluppato il migliore attacco. Dovesse continuare questo momento magico, le soddisfazioni arriverebbero senz'altro. Ma noi lavoriamo, il mister è diciamo, un maniaco del lavoro, ma come è giusto che sia, perché noi non ci appoggiamo su queste vittorie, vogliamo fare sempre di più. Adesso andiamo a Bisceglie, vogliamo fare risultato perché comunque stiamo bene, l'abbiamo fatto vedere, siamo una squadra forte. Adesso possiamo contare anche su De Stefano che può essere un giocatore importante in più. Dai, martedì si va al campo, sempre col sorriso perché una vittoria fa sempre piacere. E speriamo di arrivare a Bisceglie il meglio possibile. Bisceglie che è considerato una buonissima squadra di questo Ma sì, girone Bisceglie. perché ha i difensori Anaclerio e Lanzolla, Riccio, Viscu, a tutti i giocatori. Viscuso, anche Bitone al centrocampo e La Carra che torna Una squadra già, diciamo, una base dell'anno scorso con i vari Zotti, appunto La Carra. Ha preso giocatori importanti, Riccio e Viscuso che stavano con me a Taranto. Loro, diciamo, parlando con i miei compagni, non erano partiti per fare un campionato di vertice, però dicendomi che la società estera hanno preso giocatori importanti come abbiamo visto, poi il mister so che è molto preparato, De Luca, ex Monopoli, ha portato 3-4 persone a lui fidate e quindi diciamo, sarà una partita difficile perché sono molto organizzati, sono una bella squadra. Sai che per la prima volta la Cavese è riuscita a vincere a Sì, me Pozzuoli? l'hanno detto che dopo 95 anni, se non erro, giusto? O di me. È stata una bella soddisfazione perché comunque è stata una vittoria meritata e poi sappiamo che i tifosi ci tengono a queste cose, quindi sono felice per i tifosi. Senti, una squadra che non solo sta dimostrando di saper giocare bene con la palla a terra, ma che sta dimostrando di saper mantenere un ritmo abbastanza anche elevato durante queste partite. Secondo te, fino a quando, diciamo, sarà possibile una cosa del genere e dove si può arrivare? Ma veramente non ti so dire nemmeno da. Bisogna fare complimenti allo staff perché non ti so dire nemmeno da dove viene, diciamo, tutta questa forza nostra atletica, perché pure siamo partiti in ritardo, eppure siamo già così bene. Spero che duri fino alla fine perché comunque il mister ci prepara ad ogni situazione di gioco, cioè sappiamo quando dobbiamo giocare a palla a terra, sappiamo quando dobbiamo mettere la palla lunga, sappiamo quando dobbiamo combattere, dare calcio, sappiamo fare tutto. Sappiamo veramente, siamo una squadra molto, molto forte, ben attrezzata, con uno staff veramente forte. Grazie. Grazie a lui. Mister Agovino, finalmente un cambio di tendenza che ci ha consentito di portare il primo colpo esterno a casa, ma soprattutto ci ha consentito di sfatare un tabù quasi centenario. Sì, era una cosa che oltre al risultato ci tenevo di più, no? Il fatto di essere i primi insieme alla mia squadra a vincere a Pozzuoli dopo 95 anni di storia della Cavese. Ci siamo riusciti, grande colpo di rene alla classifica. Vedendo dove eravamo 3 settimane fa mi venivano i brividi, oggi invece è una classifica che sorride, è una squadra che gioca, che diverte, è una squadra che sa soffrire quando deve soffrire, così come abbiamo fatto nel primo tempo, dove c'è stata una Puttiolana che ha fatto la partita che immaginavo. Credevo ai regali detti in settimana dalla Puttiolana, dove giocavano con la Juniores e gli allievi. Non ci siamo cascati, l'abbiamo preparata bene e dico che abbiamo fatto anche oggi grandi cose. Infatti nel secondo tempo ci siamo letteralmente trasformati rispetto al primo. Magari c'è stata una svegliata negli No, no, spogliatoi no, durante no. il secondo tempo. Mercoledì parlavo col professor Ferrulli, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di forza, abbiamo fatto lavoro l'attacido e nel primo tempo l'abbiamo risentito tutto, ci è rimasto nelle gambe, ma questa non è una scusante. Il secondo tempo invece, grazie a questo lavoro, forse siamo venuti fuori, ma non c'è stata nessuna svegliata. Ho detto soltanto che secondo me la Puttiolana sarebbe calata perché aveva 3 giocatori che non giocavano da 3 mesi. I nuovi arrivati, ho detto prima o poi pagheranno dazio, e così è stato, si sono seduti, siamo venuti fuori,
Abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo creato occasioni, siamo stati belli come al solito. A dire il vero, noi il calo della puteolana l'abbiamo già notato nel primo tempo intorno al trentesimo. Vero. Vero, infatti abbiamo visto la stessa cosa, perciò sono arrivato nello spogliatoio fiducioso e i ragazzi erano d'accordo sul fatto che prima o poi questa forza sarebbe, questa spinta, questa aggressività sarebbe scemata pian pianino. Così è stato, poi nel secondo tempo penso che siamo stati padroni del campo, abbiamo fatto due ottimi gol, abbiamo tenuto la palla in cassaforte quando c'era da addormentare la partita, abbiamo giocato da squadra vera. Mister, sia in casa che fuori casa, ho notato una Cavese che gioca bene palla a terra, l'ho detto anche prima a Pappi Cascia, ma la cosa che sorprende è come regge il ritmo, ecco. Secondo lei fino a che punto riusciremo ad avere questo tipo di prestazione? Ah, questo attraverso gli allenamenti penso che possiate sempre vedere una Cavese con questa irruenza, con questo ritmo. Io dico che è una squadra che lavora bene, perché dovrebbe calare di condizione? Abbiamo terzini che spingono come attaccanti, abbiamo un centrocampo che fa viaggiare la palla a due tocchi, tre trequartisti che si buttano le spalle, gente di gamba. Questa è la Cavese, nel momento in cui abbassiamo il ritmo siamo una squadra normale. Io dico che bisogna andare in questo senso. Sicuramente l'abbiamo detto anche in settimana, vediamo una Cavese in continua crescita. Sì, ma d'altronde, ripeto, col lavoro non si poteva fare altro che migliorare la qualità del gioco, ma soprattutto la condizione fisica, che eravamo un po' in ritardo. Oggi invece, secondo me, questa squadra viaggia a pieno ritmo, fisicamente, tecnicamente, tatticamente, però, ripeto, come dico sempre, e non voglio diventare noioso, io sto coi piedi per terra e penso, questa è finita, penso a domenica. Infatti domenica si va a Bisceglie, Bisceglie ha già pareggiato, si trova ad 8 punti, seconda in classifica, cosa si aspetta? Mi aspetto una gara durissima, conosco bene l'allenatore, conosco bene i giocatori del Bisceglie, è una squadra che è partita secondo me per poter vincere il campionato, ha grandissima qualità, un grande allenatore e domenica sarà una partita dura, però devo tenere anche in considerazione che vedendo i miei gli daremo filo da torcere. Okay. Grazie.